Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Sono due parole abbastanza simili che hanno una radice comune, però intese in questo modo il significato è leggermente diverso e fra poco capiremo in che modo possiamo applicarlo alla nostra riflessione personale di oggi, che traiamo dalla prima lettera di Pietro, continuando un discorso già iniziato prima, e particolarmente dal capitolo 2, i versetti da 18 a 25. E qual è il discorso che abbiamo prima iniziato? Un discorso che Pietro rivolge intanto ai credenti che per amore del Signore devono essere sottomessi alle autorità che sono state preposte al governo dello Stato, al governo del paese, ovviamente autorità legittime, autorità che a loro volta rispettino quella che è l'etica, quella che è la morale indicata dal Signore stesso. E anche insieme a questo ci sia da parte dei credenti un comportamento conseguente a ciò in cui credono, quindi comportarsi a livello sociale, a livello personale, in maniera coerente con la parola di Dio, con la buona notizia del Vangelo. E nella parte finale di questo capitolo 2 che vediamo appunto oggi, Pietro si sofferma in particolare su una classe sociale che era molto diffusa, quella degli schiavi, potremmo dire genericamente, ma molti erano dei servi, dei servitori che in qualche modo non avevano la capacità economica di poter vivere da soli, non avevano neanche la base opportuna da cui partire per evolversi, e quindi classi sociali separate, staccate, chiuse in qualche modo, fra le quali c'era anche la classe dei servi. E Pietro lo dice onde prevenire ogni rivalsa, ogni vendetta causata magari dalla rabbia per la propria condizione sociale, lo dice a coloro che si trovano nella condizione di servitori e che al contempo siano credenti in Dio, e dice: voi servi rispettate i vostri padroni e fate tutto ciò che vi dicono, non soltanto se sono buoni e ragionevoli, ma anche se sono un po' difficili e severi. Dio infatti vi apprezza, e se per la convinzione di doverlo fare per Lui sopportate una punizione ingiusta. Che merito avreste, continua Pietro, altrimenti a sopportare pazientemente un castigo che avete meritato? Ma se agendo bene vi tocca soffrire e sopportate con pazienza, allora Dio vi approva. E qui in qualche modo c'è da parte di Pietro uno sguardo sui mali della società, mali che però potrebbero diventare ancora peggiori, ancora più brutti, ancora più pesanti nel momento in cui nella società si creasse il disordine, si creasse una rivalsa violenta, nel momento in cui consideriamo l'epoca poi anche oggetto di questi scritti dell'Apostolo Pietro, quindi un'epoca in cui le autorità eventualmente non andavano troppo per il sottile nel reprimere proteste fatte magari anche in maniera pacifica, ecco, non dico necessariamente proteste violente, ma anche in maniera pacifica, cosa che purtroppo avviene anche oggi in molti paesi del mondo in base al regime o in base al governo che guida ciascuna nazione. E qui Pietro sposta a questo punto il suo discorso su un esempio che può rappresentare
l'optimum, diciamo, per coloro che si trovano nella condizione di servitori, ma devo dire non soltanto per loro, perché il discorso si adatta perfettamente anche a noi oggi, in un periodo in cui, perlomeno nella società in cui noi viviamo, la schiavitù non esiste o non esiste più. Possiamo trarre tutti, diciamo così, beneficio dall'esempio che Pietro sta per trattare. E noi stessi lo tratteremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Dicevamo all'inizio due parole che hanno molte equivalenze fra loro, e fra poco spiegheremo in base a quale idea le abbia accoppiate proprio nella spiegazione, nella riflessione sulla prima lettera di Pietro al capitolo 2, i versetti da 18 a 25, dove abbiamo già visto il tema di partenza che Pietro propone ai suoi lettori, cioè quello di fare il proprio servizio per coloro che sono servi e che sono credenti cristiani, di fare il proprio servizio nel rispetto dei propri padroni, anche se non fossero delle persone che si comportano in maniera delicata, in maniera tranquilla, ugualmente avere ubbidienza nei loro confronti. Dicevamo, Pietro propone a questo proposito e a questo punto un esempio, l'esempio massimo, e siamo quindi qui per parlarne, e l'esempio è quello di Gesù. E dice: non guardate alla vostra sofferenza per la condizione che avete nella vita e nella società in questo momento, perché questa sofferenza fa parte del compito che Dio vi ha assegnato. Cristo, che ha sofferto per voi, vi serve d'esempio, seguite i suoi passi. E qui Pietro cita una profezia antica dove dice: egli non peccò mai né disse mai la minima bugia. E continua ancora in prima persona nella sua lettera, scrivendo che Gesù, quando fu insultato, non rispose mai per le rime, e mentre soffriva non minacciava, non aveva dei comportamenti aggressivi, ma aveva fiducia in Dio, che giudica sempre giustamente. E Gesù stesso portò il peso dei nostri peccati sul suo corpo quando morì sulla croce, perché noi tagliassimo i ponti col peccato e vivessimo una vita giusta, dice Pietro. Ed è stato con le sue ferite che egli ci ha guarito. Come pecore che si sono disperse, vi eravate allontanati da Dio, ma ora siete ritornati al vostro pastore, al guardiano delle vostre anime, che vi protegge da ogni male. E fin qui Pietro, in questo capitolo 2 della sua prima lettera, e anche se non cita in maniera esplicita, ma qui sembra che riecheggino le parole del profeta Isaia al capitolo 53 del suo libro, quando dice che il Gesù crocifisso era stato disprezzato, era stato abbandonato dagli uomini, era un uomo di dolore, familiare con la sofferenza, ed era disprezzato. E dice il profeta Isaia: noi non ne facemmo stima alcuna, guardando in questo schermo, tra virgolette, del futuro che rispetto a lui distava diverse centinaia di anni. E dice ancora Isaia: erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, castigato da Dio per chissà quale colpa e umiliato, ma lui non aveva colpa alcuna. Ed è stato trafitto a causa dei nostri peccati, è stato stroncato a causa del male che noi abbiamo commesso, e il castigo per cui noi abbiamo pace è invece caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E qui
c'è un concetto particolare legato anche questo a un senso doppio di una parola italiana, un verbo, il verbo errare. Noi tutti eravamo erranti come pecore, dice il profeta Isaia. Ognuno di noi seguiva la propria strada. Errante, nella lingua italiana, ha questo doppio significato. Significa, indica qualcuno che sbaglia, e quindi c'è l'errore e la persona è errante, ma c'è anche l'altro significato, di errare, cioè andare in giro senza conoscere la propria meta, smarrito in sostanza, senza sapere dove ci si trova e dove si va. E Isaia poi continua approfondendo ancora questi concetti molto importanti riguardanti Gesù sulla croce, ma credo che possiate voi stessi approfondire in maniera personale questo bellissimo capitolo 53 che può essere oggetto di una meditazione per guardare e sentire quello che Gesù, sentirlo nel nostro cuore, quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Ma ci avviamo alla conclusione con il titolo e anche qui il doppio significato di sopportare e di supportare, due parole simili in questo caso, e un significato integrativo, possiamo dire, perché Gesù per ciascuno e per ciascuna di noi ha sopportato tutte queste cose per poi supportarci, cioè per portarci in alto, per sostenerci. Sembra quasi di vedere le mani di Gesù che ci innalzano verso l'alto o che ci tirano su dall'alto, ci tirano su per fare in modo che possiamo rimanere invece in piedi e che possiamo camminare nonostante tutte le nostre difficoltà. Allora riflettiamo su questo, lo dicevamo prima, nel mondo nella parte nord, diciamo così, del nostro mondo non esiste più la schiavitù, nel sud del mondo c'è ancora, ma nella nostra società non c'è più la schiavitù, ma tutti noi e tutte noi siamo comunque schiavi e schiave del peccato. E allora Gesù ha fatto quello che ha fatto, ha sacrificato se stesso per liberarci, per rompere queste catene del peccato, ha sopportato ogni cosa per supportarci, per portarci su di lui, sulle proprie spalle, come se fossimo delle pecore smarrite, degli agnellini che sono stati ripresi, anche qui si potrebbe parlare su questo termine, ma sono stati recuperati, intendiamolo in questo modo, dal proprio pastore, e adesso lui ci tiene accovacciati sulle sue spalle. Siamo supportati da Gesù. Riflettiamo su questo, è molto importante. Che Dio ci benedica.